19 febbraio 2016. Muore a 84 anni Umberto Eco. Laureatosi in filosofia nel 1954 con una tesi su San Tommaso d'Aquino, nello stesso anno vince un concorso alla RAI. Il suo primo incarico è rendere più attuali i programmi della neonata TV italiana. Notato nel 1959 da Valentino Bompiani, Eco diviene condirettore editoriale della casa editrice. Al tempo stesso inizia la carriera universitaria. Dopo moltissimi studi e pubblicazioni accademiche su temi più diversi, Umberto Eco esordisce come narratore nel 1959.